Consigliere, Donald Trump ripropone la legge per impedire a 6 paesi di importare le loro persone all'interno degli Stati Uniti, paesi musulmani. Cioè, Trump mantiene quello che aveva promesso in campagna elettorale, qualcosa che in politica si vede raramente. Beh, direi proprio di sì, anzi, raramente in Italia, ma io vedo che Trump sta perseguendo quelli che erano i propri obiettivi, quello che aveva promesso in campagna elettorale. Quindi a maggior ragione che ci siano dei politici seri che portano avanti quello che hanno promesso di fare, cosa che in Italia purtroppo non sempre succede. Sta di fatto comunque che a me piace questa idea che i giudici non debbano fare politica, i giudici debbono solo eseguire, fare. Stare attenti in relazione alla Costituzione, ma a questo punto le decisioni devono essere prese dalla politica, cosa che non sempre avviene in Italia. Quindi viva Trump se riesce a fare questo. Io non so se ci riuscirà perché vedo che ha un mondo che gli va contro, però in questo momento è una sorta di baluardo verso quello che deve essere la politica che prende delle decisioni e che le decisioni non vengano prese da qualcun altro che non è stato eletto. Senta, le faccio una domanda come se fossimo al bar, ma perché in Italia non si riesce mai ad essere coerenti tra quello che si dice e quello che poi si va a fare una volta che si entra in politica? Forse perché è tipicamente italiano questo, non glielo saprei dire, sta di fatto che ci sono mille interessi che portano a spostare gli obiettivi. E questo non dà, dal mio punto di vista, un senso di serietà.